Bentornati ragazzi alla terza parte di Pokémon Super Mystery Dungeon. Ok, in questa parte qua ragazzi andremo alla miniera Drillbur e la faremo tutta ad un fiato, ecco perché volevo insomma andare qua in piazza e prepararmi con calma, così almeno poi non ci si pensa più, ci si leva il dente, per così dire. Ok, va bene. Le mosse contrassegnate da una croce non possono essere usate, va bene. Però, vabbè, ci penseremo in futuro, va? Intanto, guarda, guarda, Slugma, una miniera, beh, normale che li troviamo, in un certo senso. Quindi, va bene così. Cucù, cucù. E adesso muori. Bene, bravo, trapincia. Trapincia, insomma. Oh, soldi. Neanche fossi Mr. Crab, che va in cerca di soldi così. Vabbè. Ok, si trova anche lì Teleo. Guarda quanti tipi fuoco. Eh sì, mi sa che qua troveremo molti tipi fuoco e roccia. Per lo più, eh sì. Ok, piano 2. Voilà. E ancora soldi. Viene, viene. Allora, botta. È morto. Ok. Allora, salto, proviamolo. Toglie un pochino, Vabbè che non è stabbato, però, insomma. Mi pare un po' strano. Ugualmente. Oh, gli riduco la velocità. Bene, meglio. Aspetta solo che abbia attacco rapido, poi vedrai. Vedrai poi. Ok, avvicinati. Bravo idiota, adesso muori. Invece no. Clink è un po' più resistente, Ok. Ma nulla può a quell'attacco. Contro quell'attacco lì. Ok. Bene, bene. Elisir. Motto magica. Voilà. E niente, va bene. Acqua sporca quella sarà, tipo, o fango. Vabbè, non importa. Fatto sta che ci posso nuotare. Nel caso venissi scottato. È la cura, diciamo, gratis. Esatto. Ehi, tu dove vai? Dove corri? Vieni qua. Con una tale doppia debolezza all'acqua, mica vorrai che ti lascio scappare, no? Eh no. Magari. Ma magari anche no. Ok, volevo esplorare anche un po' in giro, però insomma dai. No, anzi, facciamolo, va? Tanto questo è un piano, cioè è un dungeon breve, quindi possiamo permetterci ancora di esplorare tutto. Tanto ragazzi, non avevo in mente nient'altro dopo questo dungeon, quindi. Ma sì, dai. Vediamo che altre sorprese ci può riservare, va? Magari trovo delle sfere, magari. Che chissà, non l'ho mai trovato nelle parti precedenti. Oddio, mi ha scottato. Però basterà trovare l'acqua e poi guardate, come per magia, quando la troviamo, voilà, guarito. Ah, ok, mancava solo un corridoio da esplorare. Vabbè, e a saperlo magari evitavo, perché mi aspettavo di trovare tante sale, chissà, tante sorprese, invece no. Vabbè, forse perché in effetti ragazzi i dungeon adesso sono molto piccoli, quindi per abituare il giocatore, chissà, non c'è più di tanto da esplorare, da vedere. Benché io sia un tipo che adora esplorare tutto, insomma. Questo Cubone quanto rompe. Ma allora, te ne vai a cuccio sì o no? No, non se ne va. Magari con un attacco normale da 5 danni. Neanche. Pensavo ti mancasse poco così, invece no.
Invece Nisba. Lei ha finito i pipì di braciere. Peccato. Ok. Usa pure la bocca arancia su di lei. E basta. Basta schiacciarla tra i tuoi ingranaggi. Sei un maleducato, Clink. Sei un maleducato, non si trattano così le bambine. Le signorine, insomma. Allora, vabbè. Allora. Lì c'è un trapince, forse posso ucciderlo? Sì. Perché io ho fame di esperienza e quindi ben venga. Ok, bocca frago. In futuro se non ci sarà acqua potrò servirmene. Qualora insomma dovessi subire mosse tipo fuoco e non ci sono tipo altre pozze d'acqua o altro. Ok, lui si è aumentato purtroppo adesso la difesa speciale. E vabbè, peccato. Dato che l'unica mossa di tipo fuoco che aveva la nostra Fennekin purtroppo è proprio di tipo speciale. Anche se, diciamola tutta, la maggior parte delle mosse di tipo fuoco sono speciali, quindi anche aver avuto, non so, lanciafiamme non ti sarebbe servito. Perché sti bastardi c'hanno sempre sotto carica, eh sì. E anche Voltorb e anche tutta l'altra compagnia di tipi elettro in pratica. Che sia Blitzel, che sia Voltorb, che sia lui, anche se è di tipo acciaio. Insomma, sempre hanno a che fare con questa mossa, in qualche modo. È brava che ti consumi tutti i pipì, brava, eh. Scema. Ogni tanto bisogna dare dei colpetti così, piccoli piccoli, se si è a corto di mosse. E voilà. Non ti avrò fatto chissà che però. Oh, guarda. Attacco rapido. Eccolo qua, livello 8. Wow, pensavo che sarebbe arrivato anche dopo. Vabbè. Mela. Che mi serve per vivere. Perché morendo di fame si muore sempre. Una morte di qualunque tipo sia è sempre una morte, per così dire, ecco. Ma adesso guardate, aspetta, guarda. Vedete che la combinazione LB serve a qualcosa adesso, esatto. E voilà, arriviamo a un bivio, quello menzionato da Pancham & Company. Zettu, andiamo là, parliamo al Drillbur, anche se non servirà. Esatto. Ok, beh, adesso è vietato, grazie mille. Allora è proprio questo il tunnel, vero? Ecco. Ok ragazzi, si scena più cogliona di tutto il dungeon, miniera Drillbur. Ce ne sarebbe stata un'altra, ragazzi, però si poteva attivare quella scena lì solo se andavo subito alla miniera. In pratica, se andavate subito alla miniera, c'era tipo la compagna che li distraeva con la scusa di un albero di mele immaginario. Sapete il vecchio trucchetto che dite al vostro amico: ehi guarda, un albero di mele là, lassù. Ecco, e questi Drillbur all'entrata avrebbero dovuto girarsi come dei cretini, perfetti idioti. E quindi insomma si sarebbe dovuto attivare questa scena qua, che io non ho attivato perché sono tornato in piazza. Ecco, quella era l'altra scena che prova che questi Drillbur sono veramente dei ritardati cronici. Vabbè, mica è colpa mia se hanno così poco sale in zucca da permetterci di andare in posti così vietati. E poi magari il loro capo, chissà, li licenzia per causa nostra. E vedi che in effetti poi è una discolaccia, allora... sì, in effetti siamo dei discolacci perché... per colpa nostra potrebbero venire licenziati.
Però se poi non andiamo in questi posti vietati non si livella bene. E già. Dall'altro lato, se seguissimo le regole alla perfezione e non andassimo mai in posti vietati, guarda quanti livelli mi perderei. La mossa attacco rapido poi la impareremmo? No, mai. Mai la impareremmo. Intanto aspetta. Ah ok, il bivio mi ha fatto ritornare tutte le mosse. Con i loro pipì. La panza a 100. Ok, ci ha fatto curare tipo il bivio, ok. Meglio. Ecco perché ragazzi ho subito capito la prima volta che c'era un boss. Perché sennò il bivio cosa serviva? Altrimenti non ti avrebbero curato, esatto, al bivio, se non c'era boss. E quindi, fatalità al bosco spavento, non c'erano bivi e neanche boss, quindi, vedete? I conti tornano, e anche la logica torna, e già. Vabbè, dovrebbero essere 7 piani, numero perfetto, in teoria. Ok, un altro di questi leoncini. Sai qual è il bello in questa stanza? Siamo tutti da Kalos. We are both from Kalos. Ovvero siamo entrambi da Kalos. Tutti e tre. Ok, poi non capisco questa cosa qua che certe mele sono contrassegnate da un luccichio tipo e certe altre no. Mi sono sempre chiesto anche quello ragazzi, cosa c'entra, cioè, se ne prendo una luccicante o una no. Tipo, non so, mi dà più pancia? Che mi resta poi? Piena o vuota? Vabbè, non so. Comunque, quella lumisfera io la volevo, ma purtroppo mi tocca buttare via qualcosa. Cioè, non buttarlo, utilizzarlo. Che palle. Che palle, mi tocca lasciarla lì. Era una bella lumisfera che poteva servire. Vabbè, forse anche è colpa mia che non ho depositato niente. Vabbè. Guarda caso però ho una scusa per usare la bacca frago. Dato che non ho visto acqua qui in giro. Va bene. Brava che l'hai raccolta. Ah, c'è un'arvesta. Ah, è vero, l'arvesta è un tipo, anche lui, insetto fuoco. Non ce l'ho fatto caso, ragazzi. Cioè, più che altro non mi ricordavo che eri insetto fuoco. Minchia lo sclero nella serie principale per averlo di natura modesta. Quella che mi serviva per il competitivo. Ma alla fine, grazie a un giapponese... Un bel giorno, tramite scambio prodigioso, un giapponese mi invia un larvesta, appunto giapponese, con natura modesta, alquanto vivace, della serie Bravi Giapponesi Idioti che me l'avete dato, così per il fietto. Gli IV non li ho mica controllati, però, insomma, quell'arvesta fu la mia salvezza, da altri scleri. Già. Vabbè, forse sono un po' esagerato a buttare fuori, per così dire, dei ricordi che non c'entrano nulla solo perché ho visto l'arvesta in questo dungeon, però vabbè. Mi andava di dirlo così, per raccontare qualcosa, per non annoiare troppo, facendo solo vedere quello che faccio. Non so, mi andava di dirlo e quindi l'ho detto. Ecco. Un tipo abbastanza così semplice ragazzi, io voglio dire una cosa la dico, non voglio dirla non la dico, punto. Ecco, allora qui ci sono soldi? No, ho solo ignorato una mela. Vabbè, vuoi proseguire? Vorrei proseguire, ma hanno più trovato soldi dopo il bivio. Che strano, anche qua vedi, quando ho questi dubbi qua mi viene sempre spontaneo da controllare in giro. Vabbè, guarda, tanto posso permettermelo, ripeto. Anche Aaron si trova. Aspetta, aspetta. Dove corri, Aaron? Fermo.
Sì, ciao. È scappato via. Allora, esperienza come siamo messi? 8. E a livello successivo 44 di esperienza. Lei invece 73. Ok, va bene. Sconfigo quest'ultimo e poi basta. Direi che siamo pronti per il boss. Oddio, c'è anche un Rock'n'Rollara. Rock'n'Rollara. Rock'n'Rolla e basta. Madonna, però che nomi. Che si sono fumati per dare questo nome qua ad un tipo roccia. Vabbè. Tu va a capire l'etimologia, sarà un casino da capire. Non è la mia pancia che brontola. Comunque, Jessica, tornando alle sue stupide conversazioni, appunto, è un megabyte che ringhia. Non sono un mago e non so fare parlare la mia pancia, anche perché ho mangiato da poco quella mela là. Ok, beh dai, un quarto d'ora siamo già dal boss, quindi vedete ragazzi che è molto semplice arrivarci. Ecco, però se l'avessi fatto nella parte 2 sarebbero venuti già 40 minuti con o senza boss. Esatto. Allora usiamo il rossalto che mal che vada, oddio, è super efficace, dicevo. Mi tengo distanza, uso bolla adesso. E volendo anche turbo sabbia. Attenzione che Jessica però ha la precisione abbassata. Ok. Vabbè. Batteria quasi scarica? Nemo problema, tanto fra poco avremo finito. Ok, bene bene. Giustamente l'avviso mi avvisa che dovrei metterla sotto carica, però sapete com'è ragazzi, no? In verità io prevedevo una ventina di minuti, non di più, quindi dai, 4 minuti posso ancora farcela, va? Poi vabbè. Allora adesso che se fa? Dato che lui ci aveva scambiato per ladri prima, mentre non leggevo. Ma i Drill Ball l'hanno convinto, insomma, che non siamo dei bambini meschini che rubano le cose agli altri, quindi eravamo solo curiosi di vedere. Ma giustamente Pancham ci ha ingannato e non sapevamo che erano quelle pietre rosse. Eh sì, avevano architettato tutto solo per sbarazzarsi di noi due, cioè di Fennekin più che altro. Perché non rompi scatole, perché rompe col fatto del jeep, eccetera eccetera, e quindi ecco. Sì, sono andati, ma non potevamo prendere le pietre preziose di Gabite. Appunto, sono di Gabite, non possiamo rubare. È vero che lei sarà anche una casinista, ma non possiamo metterci a fare anche i ladri. È la volta buona che ci cacciano magari dal villaggio. Ed ecco qua che siamo anche al come si dice, al luogo preferito di Jessica, la collina del grande albero. Eh sì, ci stendiamo qua, ce ne stiamo a fare niente se non fissare le nuvole e il cielo. Ok, intanto lei si apre con noi, ci dice i suoi sogni più remoti, essere libera, andare a viaggiare per il mondo e contribuire a dare una mano al jeep, insomma, vabbè. Però purtroppo non è possibile. Come mai? Vedi, i bambini non possono entrare nel jeep e quindi mi spiace. Volevo tanto magari aiutare anche te ad aiutare il gruppo investigativo Pokémon, però se dici così allora pazienza. Vabbè, ti aiuterò.
perché ho fatto di sì con la testa. Non vale però, ero addormentato, uffa. Cattiva. Io ero addormentato, non vale, dai. Vabbè, lasciamo che faccia come gli pare. Tanto ragazzi, che ci possiamo mai fare, quella lì è fatta così. E faccio anche rima. Intanto Rayquaza. Cos'è stato? Che cos'era? Una sensazione strana, sconosciuta. Per la prima volta ho paura. Ti compreremo un paio di mutandine. Sai com'è, no? Nel caso te la facessi sotto. Capitolo 4, lezione all'aperto. Vabbè. Dai che mi presto a finire la parte, va? Wow, sembro tipo sommerso qui, nella paglia. Ma sono sommerso. Guarda. Ora le gambe ci sono, ora no. Ci sono, ora no. Ora ci sono, ora non ci sono. Ok, basta. Basta scemenze. È ora di chiudere sul serio adesso. Quindi ragazzuoli, la parte è finita qua. Spero vi sia piaciuta la numero 3, anche perché 3 è il numero perfetto. E niente, mettete un bel like, commentate, iscrivetevi al canale. E nulla, io sono Giulio 92, capitolo 4. E nella prossima parte, parte 4. Sembra quasi che procediamo a capitoli, al passo appunto con questi capitoli. Vabbè, meglio così. Ciao ragazzi, e alla prossima. Bye bye.